le ciance, perché il programma è sempre quello, la formula pure, per cui devo dire tutto in un'ora, 60 minuti, 3600 secondi, secondo più, secondo meno, non importa, non c'è tempo, purtroppo mi devo sbrigare. E quindi, se no va bene, se c'era tempo, io magari avrei parlato, detto della spia che non sapeva spiare, ve l'avrei detto, quella, dai, la spia, la storia del capitano de Fregata. Walter Biot, Biot che poi pare che in milanese significhi nudo, quindi in un certo senso questo è Walter nudo, un altro, è uno nudo, ma che segreti può avere e soprattutto dove si mette in effetti sti segreti? È stato beccato in fragranza di reato, perché il reato era fragrante, che era scrocchiarello, era callo, l'hanno beccato col sorcio in bocca, mentre vendeva segreti militari all'interno di una pennetta USB, e non voglio sapere da dove l'ha tirata fuori, a due agenti russi per 5.000 euro, Walter, ma fatte da di più, no? Se poi la devi mettere, cioè, stai rischiando di essere congedato con disonore, fatte da almeno 6.000-6.500 euro, ma la cosa peggiore, diciamo, in tutto questo è che la difesa della moglie, c'è Walter, ti difendo io, è stata chiamata dagli inquirenti, è arrivata davanti al GIP, il giudice delle indagini preliminari, un grande figura il GIP, un grande GIP, e giudice delle indagini preliminari, mio marito ha sbagliato, sì, ma noi, signor giudice, in effetti abbiamo tante spese, abbiamo 4 cani che mangiano crocchette, dobbiamo pagare la palestra e dobbiamo pagare l'estetista, lei capisce, no? Ha fatto bene mio marito, no? Il giudice chiaramente pare che abbia liberato il marito e arrestato lei per sta cazzata che ha detto. Comunque, diciamo, se avessi tempo ve ne parlerei, ma non c'ho tempo, non ho tempo. Non c'ho tempo, altrimenti se avessi tempo, ma sai quante cose vi potrei raccontare? Se avessi tempo, per esempio, se io avessi tempo, ma che, ti pare che non vi direi di quel pastore luterano, pastore, non pastore tedesco, quello è un altro, pastore luterano, un prete, diciamo, della Pennsylvania, tale Glenn Yoders, che pare che abbia rubato in chiesa $150,000 dalle elemosine e le ha spese sui siti porno. Oh, $150,000, tanta roba, eh? È stato pure lui beccato in fragranza del reato, ci aveva la tunica corta fino a qua, e allora è stato portato davanti al vescovo, il quale vescovo ha detto, la re d'Arguido, gli ha detto pastore, perché lì si chiama pastore. Che fa? Pastore, ma mi meraviglio, $150,000 per dei porno? Lui disse sì papà, è per mantenere la castità, capisco, ma lei si è fatto prendere la mano, la destra, non so, anche tutto, cioè, pastore. E poi ha detto il vescovo, si lasci dire, lasci fare che io le so, leggo, io con $85 ho l'abbonamento annuale a Pornhub Premium e mi hanno dato pure la felpa. Comunque, io di questo non ne posso parlare, perché non c'ho tempo, non ho un secondo di più, perché se avessi tempo, ma te pare che non spenderei almeno un minuto? A parlarvi della Pasquetta che è appena passata, dai, lo spenderei questo minuto, no? Perché siamo freschi di festeggiamenti, quanto ci siamo divertiti, perché noi ci siamo lasciati col pubblico nelle scorse puntate di Capodanno, se ve lo ricordate, tanto tempo fa, a Capodanno, e noi, pensate, a Capodanno stavamo sul balcone tutti quanti in zona rossa senza vedere parenti e amici, no? Ve lo ricordate? Ve lo ricordate tanto tempo fa? Come adesso.
come adesso, sì, però, lascia, però a Capodanno, tanto tempo fa, noi non potevamo uscire, capito? C'erano i negozi chiusi, lo ricordate? No? E c'era il copri... come adesso, sì, vabbè. Però a Capodanno non si poteva, pensa addirittura, se ve lo ricordate, non si poteva andare al ristorante perché erano chiusi. Insomma, come adesso. E allora faceva, cioè, mi state a dire, in altre parole, che non è cambiato da Capodanno fino adesso, non è cambiato nulla. Questo mi state a dire. Sapete che cos'è? È che forse non è cambiato nulla, ma siamo cambiati noi, anche intimamente. Sì, è che noi umani, italiani anche, al lockdown, ci stiamo abituando purtroppo. Noi incominciamo ad andare a letto presto. Ci dimentichiamo il contatto fisico. Basta, no? La voglia di stare insieme ormai ci è passata, la voglia di fare caciara. Il nostro adesso è un mondo in cui il tampone, la mucchina e le mascherine sono diventate accessori del tutto naturali da prendere prima di uscire di casa. Le chiavi, il tampone, la mascherina, occhiali da sole e ombrello, cellulare, quelle cose lì. Ci siamo abituati ormai anche al delivery, il delivery, che ormai è diventato di linguaggio comune, no? Il delivery, come fai a non capire? Mia zia, Pina, che faceva i gnocchi da casa, faceva il delivery al contrario, faceva delle porzioni industriali dei gnocchi per tutti e li distribuiva, anzi li tirava tante volte per farli arrivare ad ogni parente. Adesso anche zia Pina si fa portare gli gnocchi dal delivery, quindi telefono al delivery, portatemi i gnocchi. Tutto cambia, così tutto cambia. Per esempio, ieri era Pasquetta. Per mia figlia Martina, 4 anni appena, da quando ha memoria, la Pasquetta è fare il picnic sul balcone di casa, fuori, ma sul balcone. Questo è il massimo, in mezzo ai vasi, quello è il massimo verde che può avere mia figlia. Per me invece a 4 anni era tutto diverso. Ai miei tempi a Pasquetta l'appuntamento con i familiari era in Pineta, la selvaggia Castelfusano, l'Amazzonia dell'Agro Pontino, la Sherwood de Torvaianica. È sempre una giornata di libertà assoluta la Pasquetta, tra pini marittimi e cinghiali, così allo stato brado. E quel giorno doveva essere una pacchia per tutti, io lo ricordo, all'insegna del volemo se bene e del magniamo come se non ci fosse un domani. Per questo, proprio per questo, per l'importanza della giornata e per le cose da portare da mangiare, mio padre comprò usato di terza mano un pulmino 8,50 della Fiat in uso alle suore. Tolte le suore, mio padre e ci mise le cose da mangiare che aveva preparato mia madre. Come prima cosa, mio padre installò lo stereo 8. Questo qua, stereo 8 per i più giovani, ecco, lo stereo 8 erano 12 kg di ferro pieno qui dentro. C'erano i transistor de ghisa, questo è tutta. Questo non lo rubavano i ladri, non lo rubavano, se te cascava su un piede. Io ci ho perso un amico che si è sganciato lo stereo 8 su una buca. Comunque aveva comprato lo stereo 8 con l'auto reverse. E si partiva per mangiare tutta quella roba un po' prestino. Mia madre diceva domani mattina belli freschi freschi alle 5, freschi freschi, con gli occhi abbottati di sangue, col segno del cuscino, addirittura qualcuno con i segni del bottone, si partiva. Alla volta della Pineta. Pineta! Il compito di trovare il posto adatto dove accamparci era di mio cugino. Sapeva che noi eravamo minimo 15 macchine, quindi partiva mio cugino col motorino fresco di studi da geometra, con la fettuccia, e partiva e prendeva appezzamenti di Pineta, 2-3 ettari, mica tanto, 2-3 ettari, tutto bene, spazio minimo per metterci a cerchio, perché noi con le macchine ci mettevamo a cerchio come i carri dei pionieri nel Far West, no? Come se gli Sioux dovessero attaccare da un momento a un altro. Chiaramente questo spazio veniva recintato, elettrificato, c'era minimo la trifase attaccata, perché se no qualcuno all'ora di pranzo poteva, de altre comitive poteva entrare a mangiare a scrocco. E a una certa ora chiaramente si faceva il fuoco, quindi si arrivava e si faceva il fuoco. Compito di zio Domenico, che con la motosega abbatteva 6-7 querce secolari, mezzo ettaro di macchia mediterranea,
E la brace alle 8:30 era pronta, e il fuoco proprio quello vero del girone del purgatorio. La brace era pronta, i cinghiali subito lì, tutti a dire: oh, bada che questo tocca a noi, vedrai che ci fanno sulla graticola. Quindi si nascondevano e andavano via, proprio andavano a armare i cinghiali, se ne andavano, ci lasciamo perdere. A qualcuno si levava pure i peli per farsi riconoscere. Comunque, se c'era una cosa, perché se c'era una cosa che sicuramente non mancava in quell'accampamento, in quelle adunate, era il cibo. Tutti portavano un piatto o una spasa o un tegame, una cofana di roba, una molazza di roba, dove era più bravo, no? Quindi chi faceva i rigatoni con la pagliata, chi faceva la gricia, chi il timballo, chi le porpette, chi le fettine panate, e chi i pomodori con riso, chi lo spezzatino con le patate, chi faceva solo le patate. C'era talmente tanta roba da mangiare che la FAO, in confronto a noi, sembrava una bancarella dei bruscolini. Verso le 11:30 di mattina, la brace era fatta, chi c'era c'era, si chiudevano i cancelli, si cominciava a mangiare anche per sbrigarsi, perché tutta quella roba entro sera bisognava finirla, che dovevi fare? Mio padre, orgoglioso, prima di arrivare al primo morso, diceva: regà, mettiamo un po' di musica. E capirei, che mi ha detto Codica? Ah, Codica, andò sta? Insomma, lui apriva il portellone del pulmino 8:50 e infilava nello stereo 8 con l'autoreverse la sua cassetta di canzoni romane, perché mio padre una ce n'aveva, solo quella, che ogni tanto si incastrava e col cacciavite doveva riaddrizzarla. Quella ce l'aveva. E lo stereo attaccava col lato A. Il lato A, c'erano tutte canzoni nel lato A, che erano tutte canzoni che inneggiavano alle cibarie, al vettovagliamento, tutte in tono maggiore. Non so come posso spiegare, quel tono maggiore, quella canzone, sai che c'ha quel tono maggiore allegro, quello, eccolo maestro, questo, esatto, questo, senti, lo senti, bravo, vedi che questo tono ti invita all'allegrezza, ti invita alla crapula, no? Alla bisboccia, ti invita ai bagordi, lo senti come, no? Come le note sanno dei filetti del baccalà, come questo pentagramma sa de sugna, lo senti, no? Sono magnerecci, chiaramente. Ci piacciono i polli, la bacchia e le galline, perché so senza spine, non so come il baccalà, la società dei magnaccio. Oh, fammi assaggiare una sarciccia, che t'hanno fatto sti fegatelli? Portaci un altro litro, che noi se lo bevemo e poi rispondemo. E beh, che c'è di assaggia sta bracioletta di maiale senza pane, se no è pesante. Oh, dammi il cannellone, anzi due, che mi risciacquo la bocca. 16 gente allegra, Dio l'aiuta, noi siamo allegri e va a saper perché, ogni tanto una magnata e una bevuta. Oh, ma dacci un po' di vino, che famo, mangiamo senza beve, che famo, muramo a secco. Mangiavamo talmente tanto e decore che il colesterolo usciva da noi offeso e schifato e diceva: io mi vergogno, io vado via. Io prendeva sotto braccio il diabete e insieme salivano sul 30 barato per tornare verso casa. Andiamo via, non ti girare, non ti guardare. Ma noi è così, imperterriti mangiavamo talmente tanto che sì, che t'hai avanzato quel vinello tuo dell'altra volta? Sì, mi è avanzato, portaci una birra, che faceva schifo. Intanto il tempo passava, si erano fatte le 3:30 del pomeriggio e l'autoreverse faceva il suo compito, passava in automatico la bellezza dello stereo 8 dal lato A al lato B, automaticamente, autonomamente, senza indugio passava. Ora, le canzoni del lato B erano state messe ad arte, erano tutte in minore, funeste. Il lato B delle canzoni romane avevano come minimo denominatore
il fiume, il Tevere, il biondo Tevere, dove tutti ci cascavano e quasi tutti morivano affogati. Se non morivano, qualcuno andava con una bastonata di mori, se no la canzone non può andare avanti. Il tono minore delle canzoni è un tono mesto. Ora, il confronto si prevede. Maestro, il tono minore, non so se lo senti la differenza. Ma senti la differenza? La senti questo tono mesto, no? Ti porta veramente. Rifaccia, maestro. La senti, no? Questa voglia di abbandono, di tristezza. La pineta si intristiva, i pini, da pini marittimi diventavano salici piangenti, stavano lì. Lo senti? Perché gli astanti a sentire questa melodia, maestro, lo senti? Gli astanti venivano assaliti da una voglia di eutanasia, c'era un desiderio di suicidio che arrivava fino a quasi a Torvaianica, per dire. Il cielo si annuvolava, no? E che sarà? Ma che è successo? Che è stato? Non lo so, sarà sta canzone. Finime se sta trippa prima che si metta a piove, sennò si annacqua il sugo. No, zia. Zia Maria, finisce questa trippa. No, a me la trippa non mi piace, me si inchiomma. Preferisco la coratella, che voglio star leggera. E iniziava. Fa piano a muratocco quel piccone, casetta di Trastevere, che non lo vedi che c'è mamma lì, appiccicata proprio a quel cantone. C'è sta per letto in dove ci morì, ve prego, fate piano con le pale, non lo vedete che gli fate male, casetta di Trastevere. Madonna santa, che belle canzoni, come mi sto a divertire. Che c'è un pezzo di pane che voglio fare la scarpetta a sto spezzatino. No, 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 che c'è, che volete? No, no, la vai un po' di verdura. No, io non mangio la roba che dorme di fuori. E intanto lo stereo annava, altra canzone, altro strazio. Quanta pena stasera, er barcarolo, c'è su fiume che fiotta così, disgraziato, chi sogna e chi spera, tutti al monno dovemo soffrire. Dai, sì, c'è un'anima che... Madonna mia, questa canzone è proprio bella, senti, io non ci vedo più dalle lacrime, me passi tre fettine panate, due ci faccio il pane e una la metto in mezzo, fammi la cortesia. E andava e andava e andava, fino a quando il lato B quasi a esaurimento arrivava lei. La canzone che dava il corpo di grazia all'allegria, la più triste di tutto è lo stereo 8, la definitiva, la popolana. Una storia toccante di lotta di classe, dei ragazzini allegri, de scivolate nel Tevere, de scialli e pantecane. Signori, di Cherubini Bixio, la popolana, dirige l'orchestra il maestro Andrea Perrozzi, canta Io. Che c'è una bruschetta, vieni qua. La salsiccia no, se no non riesco a cantare. Lungo Tevere, e il fiume è grosso e fischia la corrente, li pupi allegri giocano. Non ve fidate, non ve fidate, è ritornata ancora l'aminente, che invidia quella mamma che c'ha un tesoro e che l'ha maledetta, mentre succede il dramma. Ecco, dai, il pupo ha scivolato la scaletta. Signore mio, salvatelo, ma un'anima umana scavarca il lungo Tevere.
Che de napulana brilla in cielo una stella gente, la servata laggiù l'aminente, ma trenta il fiume strilla il barcarolo, piade prima il pupo e il pupo solo, ma posso piare, no, solo il pupo, ma la strozza però la fumana sparisce, torna a galla e poi non più. Solo uno scialle nero s'allontana. Sopra una bara de una popolana. Capito? Rifami i ferri, andiamoci a casa che giornata è bella. Ciao.